Assunzione, l'immagine di Santa Maria, venerata con il titolo di Regina degli Angeli. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa.
discorso della montagna, ce ne sono tante altre. Una è beata tu che hai creduto, la beatitudine di chi crede. E credere ha un suo significato profondo. Maria ha creduto perché ha obbedito alla voce del Signore. Questa parola obbedire ci spaventa, però se noi andiamo a scavare la radice di questa parola, c'è il verbo audire, ascoltare. Maria ha ascoltato la parola del Signore. Lei non ha avuto paura di ascoltare e di mettere in pratica quello che Dio gli ha suggerito. La fede nasce dall'ascolto. Infatti lei è il modello della nostra fede, colei che in maniera piena ha creduto. La fede si gioca sull'ascolto della sua parola, della parola di Dio, e si gioca ogni generazione. Non è che la fede di 400 anni fa dei vostri antenati è la stessa che abbiamo noi oggi. Noi abbiamo dovuto ridire e riascoltare la parola del Signore e ridirla nella nostra vita. Non possiamo vivere di rendita. Dobbiamo dire ogni giorno la nostra fede, anche quando questa non è più scontata, perché 400 anni fa, quando la Madonna giunse a Civezza, appena scolpita, appena uscita dal laboratorio, sicuramente una grande folla l'ha applaudita e sicuramente non erano come noi la metà del paese, forse anche meno della metà, sarà stato tutto il paese e anche i paesi vicini. Oggi il mondo è cambiato e non ha più quella fede che aveva all'epoca. Non è più di moda essere cristiani. Appunto per quello dobbiamo ridire ogni generazione la nostra fede. Aver restaurato la Madonna vuol dire riattaccarsi alla fede dei padri per ridirla oggi, rigiocarla oggi. E non giochiamo una partita persa, perché sappiamo, ce lo dice il libro dell'Apocalisse, che la vittoria di Cristo, anche se in apparenza può sembrare una sconfitta, ma c'è la risurrezione. Alla luce di tutto questo, prima di ricevere la benedizione eucaristica, esprimiamo e diciamo la nostra fede, la rinnoviamo e chiediamo per intercessione di Maria, Regina degli Angeli, che nel nostro paese possa rinascere la fede, che i nostri giovani, che in effetti guardando le facce sono ben pochi stasera, possano essere anche loro a onorare la Madre di Dio. Però cosa dobbiamo fare? Affidarle al suo cuore. Da soli non verranno, sta a noi dirgli questa fede e sta a noi affidarli al cuore di Maria, anche se loro sono magari distanti e stanno pensando ad altro. Sicuramente la Madonna vederà su di loro, sta a noi donarli, e già questo sarebbe un esempio grande e un modo grande per far rinascere la nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì.